Non mi crashed così. No, no. Mi dice un dicio. Dai, dai. Aspetta. Sì,
Attivo qui, attivo qui e buon pomeriggio a tutti gli osasaperiani. Oggi siamo qui con Federico Ghioni, il crociato con la chippa. Allora, Federico, ok, per problemi tecnici ha chiesto di mettere la bandiera israeliana. Ok, va bene. Italiana. La bandiera del paese di No, Israele. le cose diverse sono. Nazione di Israele. Utremer, terra santa, la terra di una parte dei miei avi, una parte, l'altra è su questo subcontinente. Boker Tov a tutti e Shavua Tov, mi presento, sono il vostro, voi mi conoscete probabilmente già sulla chat di Osa Sapere della domenica. Sono il vostro Federico Ghioni, l'ebreo marrano, ma in realtà molto, molto di formazione cristiana. Crociato con la chippa, quanto questa figura retorica può essere forte e stridente se dal punto di vista storico i crociati li ammazzavano, gli ebrei. Abbiamo notizie storiche, nel loro viaggio verso la Terra Santa c'erano molti pogrom animati da questo grande amore. Ma perché proprio questa figura così forte? Beh, perché mi descrive sia dal punto di vista, diciamo, in un certo senso familiare, che per le mie idee politiche. Familiare perché io sono, da parte paterna sono un gentile, da parte materna siamo ebrei culturali, cioè non pratichiamo, mai praticato culto, non sono circonciso, ci tengo a tenerlo e ringrazio i miei di non averlo fatto. Però è rimasto il ricordo di questo ebraismo, un ebraismo che ha due radici. L'ebraismo da parte di nonna materna, io sono. Aspetta che sei... Oh, sei saltato. Ok. È qualche problemino di collegamento. Vediamo di recuperarlo il prima possibile. Intanto Federico lo conosciamo, commenta spesso nelle live di Faber. È una persona molto interessante, ho avuto modo di parlarci diverse volte e devo dire che è una fonte di sorpresa, se devo dire, se devo essere sincero. Adesso speriamo che riesca a collegarsi di nuovo per tempo. Buonasera, anzi, buon pomeriggio, mematore seriale. Oi, oi, oi. Ok, gli è crashato il computer. Ok, allora parliamo, non lo so, parliamo intanto mentre che aspettiamo di... Boh,
Parliamo di qualche format nuovo, per esempio, di cose che devono arrivare, di cose che ci saranno nel prossimo futuro. E allora, innanzitutto devo preparare un format basato sui complotti. Quindi preparerò questa cosa, non lo porterò avanti io. Mematore. Sarà presentato da un'altra persona, io presenterò semplicemente i format che verranno giudicati da voi. Un altro format sarà per esempio le reaction da portare avanti presupponibilmente il sabato sera da quello che ho capito. E molto probabilmente sarà quasi una monografia. Devo ancora parlare con quello che porterà questo reaction o con quelli che, perché non ho ancora capito se sarà uno solo, se sarà un gruppo di persone. Dopodiché ci sarà una cosa invece molto surrealistica, ovvero le risposte dell'oracolo parlando della religione nell'antica Grecia. E poi dopo dovrebbe esserci anche una specie di epistemologia di gruppo. Tutte cose molto belle, molto interessanti. Bisogna avere il tempo di poter creare un pochettino questi format, presentarli al gruppo e trovare le varie tematiche e le varie persone. Adesso vediamo se Federico riesce a ricollegarsi. Stava avendo problemi col computer, il computer gli è crashato. Quindi vediamo un attimino. Mi piacerebbe avere una biblioteca di questo genere. E avere il tempo di leggere tutti questi libri. Ma piacerebbe. Avevo trovato la cameretta da poter simulare il conosciamoci del santo, però non mi piacevano i colori, non mi piacevano le cose. Era tutto. Che cavolo di cartone animato? Era bene un cartone animato che non mi piace. Allora, possiamo invitare qualcuno direttamente, casomai mentre aspettiamo, che ne so, io sono un oblio, vuoi venire tu intanto mentre aspettiamo così ci dici qualcosina? Oddio, speriamo di no che non siano tutti libri New Age. Tanto teniamo banco. Voi fate le domande, io do delle risposte. Buon pomeriggio, Laura Medesima. Ok, mi arriva una domanda privata un pochettino strana. E Laura, oggi si dovrebbe parlare di Federico Ghioni, conoscerlo un pochettino, sta avendo dei problemi in questo momento, sta litigando col computer e con la connessione, quindi al momento stiamo aspettando. Ok. Sì, ti sento, adesso vediamo un attimino se. Ok, aspetta che devo recuperare il collegamento. Perché in questo momento loro. Guarda, è normalissimo. Quando hai bisogno di un È normalissimo. computer, giustamente va a fare l'aggiornamento. È Sì, ma normalissimo. proprio quando siamo in live è Guarda. acceso la luna sto bordo. Devi impostargli gli aggiornamenti guarda, precisi, se c'è il sistema per potergli dire me lo fai dall'ora tot all'ora tot. E io di solito lo faccio dalle 7 della mattina in poi, visto che non sono a casa, generalmente non lo utilizzo. Poi mi capita che me lo fanno alla domenica mattina, magari Bene. devo ancora andare a dormire. Alle 7 sto guardando una roba, boom, mi si spegne tutto. Vai, bello. Succede, succede. Aspetta un attimo, proviamo a vedere se adesso, scusami, ho attivato la camera. Prova a vedere se hai problemi adesso che mi si vede. Guardati, se non ti dà problemi a te, ma a me non dà problemi. Proviamo a togliere. No, neanche a Tac. me. Allora così puoi togliere la bandiera.
Armin sarà già triggerato a bestia. Ma non credo, a parte il fatto che Armin ancora non l'ho visto, ma su Twitch non lo si vede, sai. Perciò Sì, mi è maturo salutiamo Armin. seriale. L'ho già sgamato. Ho capito, ma c'era il gioco che bisognava trovarlo, adesso tu hai già rovinato il gioco, adesso lui sarà costretto a trovare un altro, e vabbè. Armin, ciao Armin, t'ha Vabbè, sgamato. ciao Armin, grazie di averci buttato fuori dagli europei. Macedoni, che pareva. Ok, Ma perché sì, siamo in dieta? siamo in diretta. Ma Cazzo, no, vai scusa! tranquillo. Comunque, Pensavo non fossimo in diretta. no, siamo in diretta, siamo in diretta. E allora, Bello. Arvin ha una domanda per me, però. Secondo te, se Dio esistesse, sarebbe ateo? Io te la giro a te. A me. Sì. Se Dio esistesse sarebbe ateo? Bah! Secondo me sarebbe il più grande degli stronzi, guardandomi fuori. Ma può essere che si sarebbe ateo, perché se stronzo come sono stronzo io, che sono una bruttissima persona, sì, secondo me sarebbe ateo. Per migliorarsi, Ah, poi non è così stupida come domanda, però dai, torniamo a conoscere te. Eravamo rimasti che ci stavi parlando di tua nonna Allora, materna. nonna materna è della più antica comunità ebraica diasporica, cioè comunità ebraica di Roma. Nonno materno invece ha vissuto sulla sua pelle purtroppo l'esodo istriano, perché lui era italiano d'Istria, Pola, oggi Croazia, ai suoi tempi era Regno d'Italia. Finita la seconda guerra mondiale ha dovuto darsi la gambe, perché o rimaneva lì e il titolo metteva in una foiba, o se ne andava e viveva. Quindi ha dovuto perdere tutto quello che aveva in Istria, grazie all'appeso che ha fatto passare tutti gli italiani per fascisti. Poi lui era anche ebreo, quindi figurati, l'amore dei cattolici, dei cattobigotti verso il diverso si esprime alla meglio potenza. Invece da parte paterna siamo gentili, originari della lingua d'oca. Quindi crociato ci sta, perché quei pazzi che andavano in Terra Santa a combattere erano maggior parte franchi, quindi crociato con la kippa, per quel motivo lì. Kippa è il tipico copricapo ebraico che indicano gli ebrei. Non l'ho mai messo, non ce l'ho in casa, non ho simboli religiosi in questa casa. Avevo delle croci, me ne sono liberato, anche perché mi pareva brutto, sinceramente. Quello è un mio correligionario appeso a uno strumento di tortura. Mi pare un bel po' brutto, però sto valutando di comprarmi una menorah, di mettermela in casa, il candelabro a sei braccia tipico, così, giusto per variare un po' l'arredamento. Ma io sono assolutamente, in questo periodo della mia vita, che ripeto, ho 33 anni e sono ebreo come quello lì, quest'anno sono parecchio scaramantico. C'ho sempre paura che qualcuno già mi fa le battutine sceme. 33 anni come Gesù Cristo, e io mi gratto, perché cazzo, quello l'hanno messo in croce e a me tra un po' mi tira sotto. Cioè, per il resto, per quanto riguarda questa forte figura, c'è anche il senso politico. Prima avete visto la bandiera israeliana. Cioè, io comunque sono diventato, nel corso della mia maturazione, sionista di sinistra. Io sono un fortissimo sostenitore dell'esistenza di uno Stato ebraico, ma non uno Stato ebraico qualunque, un Israele laico, aconfessionale, non religioso, come è stato ben spiegato nella rivista Limes, nel numero che è uscito su Israele quando c'è stato l'ultimo conflitto a fuoco. Parlavano di quattro tribù del popolo israeliano, cioè i laici, i nazional-religiosi, gli arabi israeliani e gli Haredim, che sarebbero gli ortodossi, che per me quelli dovrebbero tutti quanti essere mandati al fronte a combattere. Quelli vivono in un loro piccolo mondo antico, che per me nel 2022 non dovrebbe esistere. Io mi ispiro più alla tribù dei laici, alla cosiddetta tribù dei laici, cioè ai non religiosi, cioè a quell'Israele Startup Nation, che è una nazione che ruba il deserto
cioè rende verde il deserto, quindi coltiva riso nel deserto, alleva pesci rossi nel deserto. Adesso ho letto un articolo di qualche mese fa che un'università israeliana ha fatto guidare un veicolo a ruote, a un pesce rosso dentro una boccia di vetro. Di cosa stiamo parlando davvero? Stiamo ancora a pensare che Dio esiste quando gli israeliani fanno guidare un pesce rosso un veicolo a quattro ruote? Questo è infinitamente meglio che stare lì a farsi le pippe. No, ma Dio è Dio, Dio è Allah, si chiama Allah. Sentite, tagliamo corto la testa al toro. Sono tutte pippe mentali, Dio non esiste, io mi sento abbastanza certo di averne le prove. Poi, sto ancora aspettando il bigotto o la persona che me ne convinca. Per il resto, ragazzi, la vita è una sola. Il pianeta è uno solo. Dobbiamo vivere tutti insieme su questo pianeta. Se non riusciamo a metterci d'accordo su quello che ci unisce, che è di più di quello che ci rende diversi, continueremo ad ammazzarci per un fazzoletto di terra. Io la vedo così. Però una curiosità, tu hai detto che hai le prove che Dio non esiste o sbaglio? Ho capito male io? Per me, almeno il Dio abramitico, così come mi è stato presentato da quando io sono stato battezzato, ho fatto catechismo, ho fatto la comunione, cresima, non ho potuto fare lo sbattezzo perché ho scoperto una cosa carina, che il prete non aveva registrato il mio battezzo. Pensa a te, sono andato alla chiesa dove sono stato battezzato, ho chiesto a mio padre, ho chiesto al mio padrino, ma mi hanno battezzato lì? Sì, sono andato lì. Con una scusa ho detto al prete, ma mi conferma che è questo? E non c'era, né un mese prima registrato, né il giorno stesso, né il mese dopo. Comunque, il fatto è che per me il Dio abramitico, così come concepito, non è possibile. Un essere onnipotente non può essere autocontraddittorio. E, a parte che nella Bibbia quello non è onnipotente, ma il problema è che già uno cade in contraddizione con se stesso. Io porto l'esempio più stupido, cioè se tu sei onnipotente, ok, tu onnipotente intendiamo, tu puoi fare ogni cosa. Ok, creami un sasso talmente pesante che nemmeno tu, che sei onnipotente, puoi sollevare. Basta. Per me già questa cosa, per me tu non la puoi fare. Nel momento stesso in cui tu crei quel sasso, non lo puoi sollevare, non sei onnipotente. Nel momento in cui non sei grado di crearlo, non sei onnipotente, già l'onnipotenza l'abbiamo accantonata. O sbaglio? Questo Questo è già. è un ragionamento logico, non è una vera e propria prova effettiva. Quindi tu hai le prove del fatto che non esiste, hai qualcosa di firmato, un documento sul fatto che non esiste? No, purtroppo Allora, no. ma No, servono. è una convinzione mia radicale. No, Ma è una convinzione mia la mia è radicale una battuta, perché sai che porta le prove di qualcosa che non esiste, come fai a portare le prove di qualcosa che non esiste? Io posso portare le prove di qualcosa per me. che esiste, di qualcosa che non esiste, Certo. cosa faccio? Non posso portare prove, è ovvio che non ci siano prove di qualcosa. Portami le prove di un unicorno, non c'è l'unicorno, come fai a portare le prove che non esiste un unicorno? E questa è sempre una Prendi il cosa. cavallo, gli attacchi con la vigna un corno sulla fronte e guarda, ecco il tuo bel unicorno. Poi vogliamo parlare della bontà? Un essere infinitamente buono di per stesso, di se per stesso non sarebbe neanche giusto. Non puoi essere buono e giusto perché tu non mi puoi venire a dire, guarda, quella persona che ha ucciso tua madre o tuo padre o tuo fratello, tua sorella, quella persona dopo la morte, Dio è buono, la perdona. Allora non sei giusto, non sei giusto nei miei confronti perché non c'è giustizia. Perché tanto se c'è un'ipotetica vita dopo la morte, io ritroverò quel pezzo di sterco fumante che lì ha ucciso mio padre, lo ritroverò lì e non lo troverò punito da questo Dio giusto e buono. No, starei lì a godersi la beatitudine eterna, nonostante ha ucciso mia madre o mio padre, o comunque mio parente. Allora, già la bontà non predispone alla giustizia. Poi, mi venga a dire di Dio buono, quando qua fuori,
sappiamo tutti quanti alla data di oggi quello che sta succedendo alle porte dell'Europa, ma senza andare alle porte di Europa, un Dio buono che permetta 200 chilometri dalla costa di Lampedusa alla gente chiusa nei lager, stiamo parlando dei campi di concentramento in Libia, che tra l'altro noi italiani con i grandi miniti ci abbiamo le nostre responsabilità, un Dio buono non li permetterebbe. Per me tutte le scuse sono super cazzole, per me. Ma lì c'è poi, la questione del libero arbitrio, però. Tronzata, secondo me. Il libero arbitrio non è una tronzata. Tu sei onnipotente, puoi qualunque cosa. Cioè, perché permetti che un innocente muoia? Perché permetti che quel ragazzino che sta attraversando la strada in quel momento passa un camion, il camion lo investe, il ragazzino che libero arbitrio ha? Ma poverino, che male ha fatto? Tu che sei onnipotente puoi salvarlo, ma non lo fai. Punto primo è omissione di soccorso. E con tutte le omissioni di soccorso che ci sono in giro, plurime, se questo essere esistesse, sarebbe secondo me da denuncia penale per crimini contro l'umanità, che tra l'altro è una sua creazione. Poi, punto terzo, ma la loro questi bigotti che hanno tutta questa fobia del sesso, che è una delle cose più belle della vita, una delle poche gioie che abbiamo, che ci avrebbe dato lui tra l'altro, è vietata, allora non darmela, no, non che me la da, mi dai queste gioie e poi mi dici no sono proibite, no sono vincolata a questo quest'altro. Allora, punto primo, queste cose non le fare, punto secondo, guardone di merda, ma vai su un altro cosmo e guardati un altro universo. Scusa, io certe cose proprio non le capisco. Ok, c'è Trinità di Dio che fa una domanda. Ma non vedi quanto è perfetto tutto il creato? Come avrebbe potuto essere così perfetto tutto fatto apposta per noi, per la vita? Certo, se mi fai un regalo di merda che non posso neppure rifiutare, allora sei bust. Vabbè, comunque la... Esatto. Appunto primo, io non ho chiesto di venire al mondo. Quindi, questo dono io non l'ho nemmeno chiesto. Punto secondo, non ho nemmeno il diritto a rinunciare alla mia vita, dipende poi dove nasco sempre, tra le altre cose. Ci sono stati dove in determinate condizioni puoi rinunciare alla tua vita. Allora, punto primo, questo non è un dono, è un prestito. Perché se tu mi dici che quello lì mi ha donato la vita, però poi non la posso usufruire, già non è più dono, ma è prestito. Poi, mondo perfetto, davvero? Ma se là fuori tutto ci vuole uccidere. Ma se noi ci siamo evoluti per vivere su questo pianeta, e tra l'altro ci siamo l'evoluzione viene secondo me poco detto, la storia evolutiva della vita stava prendendo un'altra direzione, cioè quella rettile, perché 65 milioni di anni fa, prima che quella cometa facesse centro, la vita stava andando verso l'evoluzione dei sauri, dei rettili. I mammiferi erano dei piccoli topi ragno così che vivevano all'ombra dei grandi sauri. Se quella cometa non avesse fatto centro, oggi noi non saremmo qui a raccontarcela. Quindi, piano di Dio, un bar di coglioni. Dio aveva altri piani. Poi non lo so se è accorto di aver fatto la cagata, appunto, non farla, poveri sauri. Io mi ricordo quando andavo a messa tanti anni fa che al prete chiesi: ma scusi, padre, ma perché i dinosauri, scusi, che male hanno fatto che si sono beccati questa cometa? La sua risposta fu: mistero della fede. Ah, mistero della fede. Bellissimo. Bella roba. Ok. Ok, 92 minuti di applausi all'ospite, già ti stimo, Trinità. Però, cos'è che volevo dirti? Allora, c'era una cosa interessante che mi era venuta in mente. Ah, sì, il fatto dei rettili. In realtà i sauri non sono propriamente rettili, i sauri non sono praticamente quasi niente, perché... Erano vipari comunque erano, esistevano anche rettili mammali, ma comunque erano vipari. Comunque la vita non stava andando verso i mammiferi prima che la cometa facesse centro. La cometa ha fatto piazza pulita e ha permesso a E in chi è realtà no, perché sopravvissuto ce sembrerebbe che la gran parte dei mammiferi fossero vipari. E in realtà c'è una buona teoria che i dinosauri si sono estinti perché i mammiferi gli mangiavano le uova e non riuscivano a prenderli. C'è anche questa teoria. Poi dopo il meteorite non ha aiutato.
ha accelerato un processo già in corso. Ragazzi, se avete domande Mi da dice una cosa che fare, non sapevo. beh, ci Mi sono dice una cosa che non tanti. sapevo, cioè io sapevo che la vita andava in quel senso, poi è arrivata la cometa e ha fatto Piazza Pulita. Guarda, Chi è noi, sopravvissuto si è trovato un mondo nuovo e l'ha se colonizzato. non ricordo male, noi siamo discendenti quasi diretti dei parasauri, che sono quelli, non so se avete presente, sono quelli che hanno la protuberanza dietro, che è un corno che però è collegato al setto nasale, che fa dei profondi, che avevano il pollice opponibile. E sembra che fossero anche abbastanza intelligenti. Io sapevo perché anche qua io sono di Milano al Museo della Scienza del Museo di Storia Naturale, chiedo scusa, quando tu fai tutto il giro, loro quando ti dicono i primi mammiferi partono proprio dal toporagno. Quello è il nostro di tutti i mammiferi. Io sapevo così anche perché ero rimasto a Il questo. I parasauro topiragni che vivevano è ancora un a Londra. sauro, che però ha preso varie, perché Sì. comunque ci sono tutte le varie discendenze, mica discendenze, in realtà è sempre molto più complessa di come parrebbe. So che Sì, ovviamente. abbiamo una parte del materiale genetico che dovrebbe essere condivisa con loro, quindi in teoria siamo in qualche maniera imparentati, siamo i figli dei figli dei figli dei figli dei figli dei figli. Generazioni in Beh, di senso Loredana. biblico. È interpretabile. Non siamo discendenti dei toponi? Forse. Sapessi quanti ce ne sono dove abito io di sorci? Ok, domanda. Citazione di quella Dica. persona speciale di Testimone H24. I topi non diventano cavalli, ergo l'evoluzione non esiste. Quindi Quindi vai a scuola a studiare, vatti a prendere un buon libro di evoluzione. Ma nemmeno i batteri diventano esseri umani, ma è andata così, è andata, eh. E tra l'altro, a Testimone H24, io dico, questo è il disegno del tuo Dio, e il tuo Dio è proprio un pezzo di sterco e fuma, voglia se fuma. E poi, tra le altre cose, come dice il grande Luca di Wannabe Buddha, Dio gli piace anche il trash talking. Io quando apro gli occhi alle 3 della mattina, la prima cosa che tiro giù è un bel porcone, ma in 6 anni che tiro giù porconi tutte le mattine, non mi ha mai detto nulla il Signore. Come mai? questa è una bella domanda. C'è una teoria che è un po' interessante, ovvero che le bestemmie sono le preghiere ateo. E ogni volta che tu bestemmi, Dio sta facendo, che ne so, regolando una qualche galassia nuova, fa, che cacchio c'è? Ah, c'è qualcosa, toh, dai, un piccolo miracolino così, e riprende a fare un po' quello che stava facendo. Se tu bestemmi, hai un senso di star meglio un pochettino, dà un senso Sì, anche, eh sì, anche, è anche. perché è Dio che ti dice, vabbè, dai, in una maniera o nell'altra mi stai pregando, ti do qualcosina. È interessante anche questa, ci sono anche queste cose. Sì, anche se io le bestemmie le uso per due concetti differenti. Il primo la uso per rafforzare un concetto, dico concetto più porcone. Oppure, purtroppo io sono una brutta persona. Spesso per fare un apprezzamento a una bella ragazza mi è successo, mi sono preso una cinquina, per carità, non lo faccio più. Quando la vedo, spesso tiro giù dei porconi e mi piglio le mie cinquine. Adesso mi sto limitando, però per me tirare giù un porcone a una bella ragazza è per me un complimento. Ci posso fare niente. Io volevo, approfittando della blasfemia, avevo coniato un paio di frasi un po' blasfeme. Una Trinità già la conosce, l'aveva già letta in chat. Due frasi che un po' aiutano a riflettere, un po' una aiuta a riflettere, l'altra invece è di attualità. La prima è molto spesso, abitando io dietro a una chiesa, quante volte io al prete gliel'ho detto, gli dico sempre. Lui chiede a me perché bestemmia e io gli rispondo, ma perché? Mannaggia Gesù un bambino in un campo di preti pedofili. E io glielo ho detto chiaramente. E lui si è offeso. E io gli ho detto,
pedofili, siete voi, l'ha detto pure Santa Romana Chiesa nel suo ultimo rapporto, 330.000 vittime, è più probabile che siano lì in una chiesa che fuori. E allora se il vostro Gesù bambino lo camminava in un campo di preti, che voi che facevate, ve lo stupravate? E allora... Adesso tu sarai ospite del Podio di Cicerone. Vuoi dare un anticipo, magari un pochettino qualcosa, ma poco, 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 un piccolo anticipo della teoria che porterai, dell'ipotesi, chiamiamola un po'. Allora, senza troppi spoiler, posso dare degli indirizzi bibliografici Sì. che mi hanno portato a pensare a quello. Adesso mi sto muovendo perché sto andando, ecco, adesso buio perché a casa mia devo ancora accendere le luci. Di un paio di libri, vabbè, ho capito, lasciamo stare. Un paio di libri che mi hanno spinto a questo. E questo io approfitto dato che io come padre Cain sono passato per la paleostronzonautica. Dalla paleostronzonautica, cioè dalla fede cattolica sono passata alla paleostronzonautica, poi dalla paleostronzonautica mi ha aiutato a uscire dalla fede, quindi qualcosa di buono Mauretto l'ha fatto, diciamo, e il problema mio è che io ho sempre sentito Mauro che diceva: gli accademici ci dicono tutto, ci dicono tutto, ci dicono tutto, ci dicono tutto, quindi io, da topo di biblioteca quale sono, e abitando a Milano, che ci sono tantissime librerie qua, Feltrinelli e Mondadori, sono enormi, sconfinate con migliaia e migliaia di tomi e ti danno la possibilità di leggere e consultare i libri. Alcuni libri ufficiali me li sono letti e contemporaneamente mi sono allontanato dalla paleostronzonautica per entrare più nel discorso del Gesù storico. Quindi ho scoperto che il Gesù storico è un argomento che mi affascina. Quindi da lì ho poi approfondito con altri, ovviamente, accademici. Ma il primo che ho incontrato è un ebreo italiano, veneziano, nato fuori dal ghetto, Riccardo Calimani, che ha scritto con chi glielo già suggeriti sulla chat di Osa Sapere qualche mese fa, è stato premio alla cultura per la cultura della Repubblica, quindi non il primo qua che passa. Ha scritto due libri, Gesù ebreo e Paolo, il fondatore del cristianesimo, sottotitolo stesso del libro. Quindi partendo, mi sono spazzolato quei due libri lì e poi da quello sono passato a tutti i libri del professor Ertmann, o come si pronuncia. Quindi ho approfondito. Poi l'idea mia, che sostanzialmente è quella che Choam ha proposto nel suo penultimo video su Gesù, cioè può essere esistito quell'uomo? Benissimo, nessun problema. Ma a me non mi interessa. Quel Gesù è una cosa, il Gesù che propone la Chiesa è un'altra, e più di questo non vi posso dire. Quindi, da una parte è una teoria che dà d'accordo a quelli che dicono che è esistito l'uomo, ma anche che dà d'accordo ai miticisti. Io li chiamo miticisti, i cui due miei rappresentanti sono ovviamente il filosofo francese Michel Onfray, l'uomo che ha scritto il Trattato della Teologia, libro che amo alla follia, e ovviamente il matematico impenitente, direttore onorario dell'UAR, presidente onorario dell'UAR, Pier Giorgio Di Freddi, un altro che quando parla di anticlericalismo solletica le mie papille, ma proprio le solletica tanto e bene. Adesso io mi sto un attimino triggerando perché qua stanno dicendo delle stupidate in chat sul fatto che la mia non è barba, sono baffi. Informatevi. Deve essere questo collegamento, quando basette e poi peli facciali sono collegati. Se si collegano le due basette è barba. Questa è una barba a scopettone o barba asburgica. Vergogna. Però tornando invece a te, che è più importante, più Io divertente. sono rasato a zero, non voglio un pelo sulla faccia. Io sono l'altro partito. Tu come vedi la questione della Teodicea, per esempio? Sai che c'è Hoam che sull'Eterno Sì, Assente lui fa la sfida della Teodicea. appoggio pienamente la visione di Hoam, la appoggio al 360.000%. Tu hai mai trovato qualcuno Assolutamente che. d'accordo con la Teodicea. Ma tu hai mai trovato qualcuno, qualche credente che si mette giù a fare la sfida della Teodicea? Sì, io conosco una persona che
poi quando questo video sarà online glielo girerò, perché lui, che tra l'altro è un mio amico da tanti anni, almeno dal 2012, lui è un profondissimo credente e nonostante io spesso, tra l'altro per una stronzata, gli ho detto guarda, devo liberarmi di alcuni quadri che qui abbiamo, cioè quei due criminali di Ratzinger e di Papa Francesco qua che me li ha messi qualche anno fa mio padre. Guarda, te li prendi tu, ma... e lui mi ha detto: ma perché? Io ho detto: no, guarda, io sono altro, ci sono messi a discutere, praticamente ci siamo rovinati un'amicizia. Purtroppo non era mia volontà. Io non volevo solo buttare via una cosa. Ho buttato via statue di Padre Pio, guarda, lasciamo stare. E lui, questa cosa della Teodicea, lui insisteva e io gli dicevo tutte le volte: è una supercazzola, non ci arrivi, non ci arrivi. E poi tutte le volte che lui mi teneva in mano la Teodicea, io gli prendevo la sua Bibbia, io ce l'ho qua a casa, una versione della CEI, tranquilla, gli leggevo quel passo che Mauretto, io lo ringrazio, mi ha fatto conoscere un libro della Bibbia che non conoscevo, il Coelet, o Ecclesiaste, un libro scritto da un ateo, dove se è vero quello che c'è, è vero quello che dice lui, che quel libro è verità ispirata da Dio, quel Dio sta dicendo che non sa cosa c'è, se c'è o meno vita dopo la morte. Non ti senti preso un attimino in giro? No, perché questa è una di quelle persone che ha bisogno di farsi raccontare la favoletta, gli piace sentirsi i passi selezionati, con su ricamata tutta quanta la storia. A me, sinceramente, trovo più affascinante la storia del testo biblico, quindi come è venuto, come com è stato redatto il testo, la redazione dell'Antico, del Nuovo Testamento, tutte queste qua, che sono tutte storie umane e maledettamente politiche, dove la trascendenza non c'è, è solo uno strumento per il controllo delle masse, né più né meno. Questo è stato anche dimostrato storicamente e da un certo punto di vista, mettiamo tra virgolette, anche archeologicamente, che semplicemente sono racconti inventati per fare per vari scopi politici. Però, d'altronde, la gente vuole credere, non ha interesse a non Posso credere. dire una cosa? Dimmi. Sai che cosa lui mi diceva? Ma la sindone e la donazione di Costantino. Questi erano i suoi argomenti. Ok, due falsi storici della Madonna, insomma. Ma sai qual è la cosa bella? Io lavoro per una grande cooperativa di portierato che è associata a un'enorme vigilanza italiana. Io dal 2012 praticamente lavoro quasi sempre portineria di cantiere, ok? Quindi io ho la fortuna, davvero la fortuna, che mi arriva gente da tutto il mondo, cioè operai dall'Est Europa, dal Sud America, dal Nord America, dall'Oceania, dall'Africa. Io veramente sono fortunato, purtroppo mi pagano una miseria, non ho i soldi per viaggiare, però non mi serve viaggiare. Io mi siedo e tutti i giorni mi entra gente da tutto il mondo. Ho la fortuna, lo dico, di conoscere un palestinese che fa il marmista, fa non marmista funebre, marmista mette i marmi per le piazze, quelle lì intorno alle torri, ok? E lui è palestinese, vive da 11 anni in Italia, i suoi figli hanno fatto qui tutta quanta la scuola e ho avuto il piacere di parlare con lui, cioè io ho questa fortuna e ho la fortuna che dove lavoro io è pieno di rumeni ed est europei. E io ho questa fortuna che posso fare l'anticlericale e la gente con cui lavoro è d'accordo con me. Perché loro, il Papa di Roma, non lo possono vedere. Io, il Papa di Roma, non lo posso vedere. Non mi interessa del clero ortodosso perché, sinceramente, è fuffa. Però, per pacifica convivenza, io arrivo delle volte la mattina, la gente mi arriva alle 7, dico ai ragazzi e agli operai rumeni: hai sentito l'ultima stronzata di Papa Francesco? E loro si mettono a ridere. È più bello di così per me, non c'è. Io posso, come faccio, descrivere i due papi, perché sono sempre due papi, non dimentichiamocelo. Io ho avuto la sfortuna di scrivere a questo mio amico, descrivere il suo papa preferito, Papa Ratzinger, l'ho definito il pastore tedesco, e lui si è offeso. Ma io ho descritto la realtà. Pastore tedesco!
è un pastore di Santa Romana Chiesa che è tedesco. Capito? Sbaglio se chiamo Bergoglio il dingo argentino, ma io mi diverto a chiamarlo il dingo argentino. È un despota assoluto. È un despota assoluto. Che sicuramente, come dicono qua dove vivo io, Vaticano bacia Milano. Poi leggetevela voi la frase come va letta. Perché sinceramente il despota me lo può soltanto salutare. Perché tanto sono maggiorenne, sono fortunato. Se ero un ragazzino ero ancora a rischio. Io ho dimenticato di dirlo, ho fatto asilo nido e scuola con i pinguini, ho fatto. E la mia insegnante che mi ha insegnato a leggere e scrivere, penso sia andata a trovare, penso sia morta, penso, credo, o per vecchiaia. L'ultima volta che l'ho vista è stata nel 2010 ed era in una specie di ospizio per pinguini, era in una specie. E posso dire che sono fortunato di non essere stato accusato. Quello assolutamente no. Adesso la scuola dove ho fatto gli elementari è in mano ai laici. Ormai è sempre privata, ma non ci sono più i pinguini. E la cosa brutta è che io mi ricordo che i pinguini dormivano sopra, avevano le stanze sopra. Mangiavo lì e dietro avevamo un immenso parco bellissimo dove facevano anche le messe, vabbè, e giocavamo lì. Adesso purtroppo la metà, se non tre quarti di quel parco ci hanno costruito degli appartamenti. Mi spiace perché quel parco ci ho giocato a pallone, ci facevo le corse, ci facevamo un nascondino in mezzo alla natura, nel cuore di Milano, anche se un po' in periferia, comunque nel cuore di Milano. Qua purtroppo a Milano costruiscono grattacieli e case di lusso. Io ho avuto la fortuna di fare il cantiere dei giardini d'inverno, delle residenze molto costose dove anche dei calciatori hanno comprato. Sì, bello, c'erano delle piante, quattro pianticelle, ma vuoi comunque mettere il verde del bosco dove io comunque correvo da bambino con quattro piante in una torre alza, in un palazzo di 12 piani? Ah, dai. Non c'è storia. Troppo. Sì, c'è un... No, no, no. Lasciamo stare quella canzone, Trinità. Comunque sì, una cosa che ho notato anch'io facendo avanti e indietro per Milano, non più come una volta, c'è effettivamente un ingrigimento totale. Però Milano rimane comunque una città molto verde, eh. Se tu la vedi dall'alto rimane comunque molto verde. È piena di giardini segreti, almeno quello. Guarda, io sono contentissimo di vivere in questa città, perché adesso, vabbè, c'è stato l'Expo nel 2015, ci sono andato, ho avuto fortuna anche di avere un biglietto ridotto tramite una conoscenza. Praticamente, ti giuro, sono andato a giugno, un lunedì mattina, sicuro marcio di non trovare nessuno. Mi andò bene, però l'imprevisto c'è sempre, mi trovai le scolaresche. Però il famosissimo padiglione del Giappone che a fine Expo ti trovavi 14 ore di coda, io me la sfangai in 4 d'ora, un lunedì mattina, tra l'altro, quindi proprio pensata bene. Ma io ti giuro, io sono entrato all'apertura, non mi sono fermato un secondo, ho fatto tutto il giro del padiglione, non ho fatto in tempo neanche a fermarmi, ho fatto solo il giro di tutto quanto, una giornata intera. E adesso le prossime Olimpiadi invernali si terranno a Milano. Per me Milano ci sono nato, ci sono cresciuto in questa città. Lo so che purtroppo non c'è il mare, qua se volete c'è l'idroscalo, andate a farvi il bagno con le nutri. Io non lo faccio, mi fa schifo, sinceramente. Però, cavolo, io se ho voglia di una qualsiasi stronzata, qualsiasi cazzata, scrivo cazzata, più Milano, al 99% la trovo. Per me è un lusso, cioè è bellissimo. Poi ho la fortuna di non avere la macchina e di potermi permettere di non averla. Cosa vuoi di meglio? Adesso con i rialzi della benzina che ci sono stati, io sorrido perché io vado a lavoro in bicicletta o prendo, come dice l'imbruttito, lo sposta poveri. Solo che lo sposta poveri è l'unica cosa buona che funziona a Milano. L'ATM funziona splendidamente, ma già la nettezza urbana
fa piangere, ma fa veramente piangere, soprattutto dove lavoro io in stazione centrale, con i barboni che dormono sotto i colonnati e ogni volta che si spostano lasciano dietro la scia di lattine di birra. E l'AMSA viene a pulire una volta a settimana, cara grazie, quando dovrebbero venire a pulire 2 volte al giorno, almeno. Quindi Milano come Roma? No, Roma no, non è paragonabile. Roma, a differenza di Milano, Roma come scavi trovi la storia. Proprio è difficilissimo muoversi a Roma. Poi è la capitale, ci sono tutti i centri del potere. Poi è molto più grande, sono 2,5 milioni di residenti contro 1,5 milione di Milano, piccioni esclusi ovviamente. I veri milanesi, ricordatevelo, i veri milanesi sono i di Milano, quelli che dormono in Piazza Duomo, e io li ho visti che dormono in Piazza Duomo, i piccioni a Milano. Quelli sono i veri milanesi, 1,5 milioni. E a Roma, vabbè, poi ci sono quei parassiti fatti e finiti che bloccano non solo Roma ma tutta l'Italia. No, Milano è molto, molto, molto meglio di Roma. Però Roma sei nella storia. A Milano, come scavi, male che va, trovi acqua. Qua abbiamo delle grossissime falde acquifere. Qua l'unico problema che hanno avuto era con la M5, che volevano fare una fermata con Chinatown, ma non l'hanno potuta fare perché c'era l'acquedotto romano sotto. Questo è stato il massimo di problema che hanno avuto a Milano nel fare la metropolitana, l'acquedotto romano. Vabbè. Ok, beh, però anche Milano, Mediolanum è abbastanza antica. Il problema è che la situazione era un pochettino diversa. Costruire cose tipo Roma era un pochettino difficile. Però. Ma non c'è storia. Io ho abitato 7 anni in provincia di Roma, in una cittadina per lavoro di mio padre. Io ho fatto seconda, terza media e 5 anni del liceo in una città in provincia di Roma, che si chiama Tivoli, che è una città più antica di Roma, solo che c'è un problema. Sì, Tivoli è nata prima di Roma, ma è restata lì dov'è. Roma ha fatto quello che ha fatto. Tivoli è rimasta lì. Milano la stessa cosa. Milano va bene perché dicono che sia la più mitteleuropea delle città d'Italia. Va bene, ci sta, sono contentissimo, però Roma è Roma. E a me piange il cuore. Io adesso, questa storia della guerra in Ucraina, io sogno, ho dei sogni, chiamiamoli erotici, tra virgolette, che sono praticamente impossibili. Io sogno l'esercito italiano che gira intorno allo Stato Vaticano, gli punta i cannoni. E gli dice cicci 5 miliardi, cicci pagate l'acqua. Sarebbe da fare, solo che non c'è la volontà politica. Non c'è la volontà Beh, a politica. parte, Quando hai quei baciafiglie della destra. non solo della destra, dai, non. Vabbè, sì, tutta la politica italiana è come dici tu, però a me un Salvini che va a fare le figure di merda in Polonia e prima urla a tutti i modi, andiamo Papa Francesco di qui, Papa Francesco di lì, Papa Francesco sopra, sotto. E la Meloni, che ti giuro, io quando Sky di Breaking Italy mi viene a dire prevedo un prossimo governo Meloni, io sono il primo che ha paura, ha veramente paura, perché quella liscia il pelo a casa Pound. No, no, io ho profonda paura, profondissima, perché vedo già i danni che la destra fa in Terra Santa. Io preciso per chi non l'ha capito, io chiamo Israele, lo Stato di Israele lo chiamo intercambiabilmente sia Israele che Utrer, l'antico nome dei crociati, che Terra Santa per me. Anche se sono ateo, ho capito che per me Israele rimane comunque un qualcosa di magico, cioè. Io mi sono detto, il giorno che atterrerò al Ben Gurion di Tel Aviv, io correrò in mezzo agli ortodossi che baciano la terra e bacerò la terra su cui sarò atterrato. E sono assolutamente ateo. Poi, 2 secondi dopo che mi troverò in mezzo a quei pazzi, li manderò tutti a fare in culo tempo zero. Perché io andrei lì solo per la storia. Solo per la storia che, tra l'altro, è storia anche nostra. Per colpa di quel figlio di buona donna di San Paolo. Quel pezzettino di terra ce lo siamo legati per sempre.
Io i legami con la Terra Santa non li decido, non ci penso neanche, però io vedo che politicamente la destra in Israele ha fatto solo danni e fa solo danni. Far entrare partiti politici di confessione religiosa in estremisti poi soprattutto, che stanno con i coloni, che vanno a rompere il cazzo ai palestinesi, perché caro Arbin, io te lo dico, io sono contro i coloni, assolutamente, i coloni sono i figli di buona donna, la polizia israeliana, il problema è che li appoggia. E loro stanno facendo quello che hanno fatto gli americani con i cowboy, vanno a trattare i palestinesi come i nativi americani. A me queste cose non vanno bene. Non è questo lo Stato israeliano che voglio io. E io sono italiano e sono cresciuto italiano e io morirò italiano. Però quando io vedo i danni che fa la destra politica, la destra religiosa in Israele, non posso nemmeno che fare avere paura per casa mia. Perché io ho paura di una Meloni Premier. Ma non perché io sono ebreo, non me ne frega niente. Ma io sono etero, ma che cazzo me ne frega? A me di una che va a fare gli interessi di uno stato parassita, chiaramente non mi rappresenta. Io ho paura, ma io ho veramente paura, perché per dove siamo noi geograficamente, una capace cialtrona come quella lì non mi va bene. Bisogna essere più moderati, pacati, di piombo, con calma. Le cose sono complicate, sono più complesse. A me, quando Salvini, non mi ricordo chi è venuto a dire ci vengono a rubare la nostra religione, ma sai quanta camomilla mi sono dovuto prendere per non sclerare? Religione? Quale religione? Non c'è mai stata in Italia una sola religione che è una, mai. La più antica confessione presente sulla nostra penisola da almeno 22 secoli, almeno, cristianesimo spostati, è la religione ebraica. Che cazzo mi vengono a dire una religione? Gli ebrei sono morti per l'Italia e come li ha ringraziati la destra? Fatti infami, fatti lateranensi, leggi razziali, leggi infami, per fare contenti chi? Il Papa di Roma. Il Papa di Roma? Io solo perché c'è Arbin sto censurando. Che cosa mi dovrebbe fare a me il Papa di Roma? Quanti bonifici mi dovrebbe C'è fare? una domanda. E Dica. perché sei così legato ad Israele, benché tu sia per metà gentile? Perché? Perché è una parte di me, comunque, storicamente e per sangue, è una parte di me ed è una parte di tutta la storia occidentale. Troppa gente per 2000 anni è andata ha visto in quel punto di mondo una parte di sé e io continuo a vedere in quella parte di mondo una parte comunque di me come occidentale. Uno, due, lo Stato israeliano moderno è uno Stato occidentale, punto, sia etnicamente che come organizzazione di governo è una democrazia, con tutti i suoi limiti è comunque una democrazia. E io avverto negli israeliani che sono tutti immigrati, sono tutti dovuti scappare da un'Europa da cui vivevano da millenni, se non da millenni, no, magari secoli. Gente che è dovuta scappare in Palestina. Perché? Perché gli ebrei, scusatemi, i cristiani, quelli che predicavano amore, li segregavano. Tu non puoi segregare una persona solo perché? Perché? Perché prega il tuo stesso Dio, ma con delle parole diverse? Davvero? Davvero? No. E poi soprattutto perché Israele è uno stato occidentale. Comunque, che ci piaccia oppure no, è un piede dell'Occidente in Medio Oriente o Vicino Oriente, dipende un po' come la volete vedere nella geografia. E poi per tutte le meraviglie che stanno facendo in campo tecnologico, ho visto il padiglione israeliano all'Expo, avevo la mascella che arrivava a terra, c'è un popolo che fa fiorire il deserto. Per me far fiorire il deserto, e non con la magia, ma con l'ingegno, è qualcosa di straordinario. E quel senso di meraviglia che io prima trovavo nella paleoastronautica, adesso io la trovo in questo. Non riesco. È vero, sono metà gentile, ma molti israeliani vengono dall'Europa e comunque sono nostri fratelli. Comunque vada, io
Io parlo di fratelli e non sono religioso, ma comunque sono nostri fratelli, come Arbine, il mio fratello macedone che ci ha buttato fuori È mezzo dall'europeo, e io serbo. 3 mesi che lo dicevo, È eh? mezzo serbo. Ah sì, serbo, mezzo serbo, vabbè, quello che ti pare, per me Qualcuno è dice anche tre quarti. italo-macedone. Ah, 3 quarti serbo. Però c'è una domanda, non è che cadi in quello in cui cadono di solito gli israeliani, sentirsi meglio fighi del biconcio? Sentirsi? I meglio fighi del biconcio, non so cosa sia il biconcio, suppongo della Ma situazione. penso i meglio figli del mondo o della situazione. Può essere che si cada in contraddizione. Infatti, io sono sempre molto affamato di notizie soppesate, ovviamente, a più fonti, sempre, su quello che accade in Israele, perché un'altra mia grandissima passione è il Giappone, la storia, la cultura giapponese, che anche quelli sono, io li considero i nostri cugini più spettacolari. Spettacolare, come diceva Don Minutella, l'ho sentito nella live di Padre Kain, di cui io sono un avidissimo consumatore e ringrazio di tutta la compagnia che mi tiene durante il turno quando mi ascolto le sue live. Torniamo a noi. Sì, ci possiamo sentire un po' più fighi, però non siamo soli. Bisogna capire come è la situazione nel mondo. Sì, puoi essere più figo del bigotto, ma sei comunque un essere umano, sei comunque fallibile, fai delle cazzate, sbagli. Io ho due certezze nella vita, che morirò e che sbaglierò. Quindi bisogna sempre partire da questo, bisogna sempre soppesare. Non è che tutto quello che viene dalla Terra Santa, oh mio Dio, è la perfezione. No. No, no, sbagliato, sbagliato. Caderò in contraddizione, mi sentirò il più bello del pollaio? Va bene, mi sentirò più bello del pollaio, ma io non sono israeliano, io sono italiano, che ho una fascinazione per un paese occidentale che ritengo occidentale. Se quel paese domani cominciasse a trattare i suoi cittadini come Assad, sarò il primo che se la prenderà con Israele. Non ho partiti presi a priori da difendere io. Israele è uno Stato, è fatto da uomini, gli uomini possono fare cose giuste e cose sbagliate. L'importante ricordarsi è si fa una cazzata, la si deve correggere, capire che si sbaglia e poi correggerla. Ok, hai detto del Giappone, ti interessa anche il Giappone? Cosa ci racconti del Giappone? Cosa ti piace del Giappone? Beh, penso che come la maggior parte dei miei coetanei sono cresciuto con gli anime e i manga giapponesi. Parlo per la mia generazione, conosco gente di 10 anni più grande che anche lei ha questa passione. Quindi mio padre e i miei mi parcheggiavano davanti alla televisione a vedere i manga giapponesi che li davano sulle TV secondarie, e da lì è sempre affascinazione sin da piccolo di questo mondo che mi è sempre apparso simile, ma maledettamente diverso. Cioè, se mi sembrava così, maledettamente simile, però c'è qualcosa che mi sfugge, bellissimo, bellissimo. Poi, ovviamente, maturando, si passa di livello, dagli anime per tutti si guardano quelli per adulti, e poi, ovviamente, come ho capito che a me mi interessava determinati cambi, cioè non mi interessava tanto oddio, collezionare il fumetto, tutto quanto, oddio, le statuette. No, non mi interessa neanche vestirmi da cosplayer. No, non mi interessa. Mi interessa più la storia. Io questo l'ho capito grazie alla Pallastronautica e grazie alle conferenze di Barbero, che mi hanno fatto veramente capire che cosa mi piace, cosa mi piace nel mondo. E quindi ho cominciato anche a accostarmi alla storia del Giappone, alla cultura e alla società giapponese, perché mi sembrava un paese troppo bello per essere vero. E quando ti dici è troppo bello, ci deve essere una qualche fregatura. E quando ho cominciato a vedere i problemi della società giapponese, l'hikikomori, l'alto tasso di suicidi, tutte queste cose qua, mi sono detto: ah, oh, un paese normale, normale, tra virgolette, cioè un paese con i suoi problemi, terza potenza mondiale, per carità. Un paese con
Ma comunque un paese normale, non è quella cosa di un colorata con una fantasia spettacolare, per carità, però è un paese normale. Sono nostri alleati? Sì, gli abbiamo tirato due bombe atomiche. Cioè, io mi vergogno sempre. Io ho conosciuto un giapponese che, per carità, è cresciuto a Napoli, è praticamente napoletano. Però io quando l'ho visto, gli ho detto, guarda. Parlando anche di Hiroshima e Nagasaki, perché l'avevo incontrato in agosto, gli ho detto, guarda, oggi è il giorno della bomba, non ti fare problemi, guarda, per me la seconda non andava tirata, la prima, io ho qualche dubbio, però oggi come oggi il Giappone è un fortissimo nostro alleato occidentale, anche qui tecnologia, come se piovesse. Qualcosa di spettacolare anche lì, scusate, mi sto ripetendo, però penso che se un giorno avessi soldi per andare in Giappone, non andrei a Tokyo. Lo so che sembra un po' un controsenso, però io, da quello che ho percepito, Tokyo è esattamente come il governo giapponese vuole che l'estero pensi che sia tutto il Giappone. Ma tutto il Giappone non è Tokyo, lì hanno ancora il fax, hanno da poco inserito il codice fiscale. Non è quel paese avanzato, è un paese molto più simile a noi di quello che pensiamo, è una popolazione molto vecchia, quindi un paese estremamente conservatore, molto pacifista, vabbè, gli hanno tirato le bombe atomiche, sarei pacifista anch'io a quel livello, però c'ha i suoi problemi, non ci sono nascite, i ragazzini vengono bullizzati a scuola, vabbè. Questo anche qua c'è un fortissimo conformismo, c'è un fortissimo conformismo. E vedi che allora lì vengo a capire perché questa fantasia sfrenata sono dei repressi come noi, repressi dal potere di Santa Roma la Chiesa. Ok, quindi in questo siamo molto simili, anche se poi siamo diversi in tutto. Anche se voglio dire una cosa, anche loro hanno la loro Chanson d'Erolande, anche loro hanno i loro poemi cavallereschi. Noi abbiamo avuto la Chanson d'Erolande, i poemi cavallereschi, loro hanno avuto i samurai, cavalieri. L'epopea dei samurai è stata venduta come i nostri poemi cavallereschi, ma i samurai non erano tutti così. Sarebbe un sacco da discutere sul Giappone comunque, perché Paese di contraddizioni, bellissimo. Non ci vivrei. C'è Ok, qualche c'era. domanda, No, curiosità? sì, stavo cercando di capire. No, ma ragazzi, se avete qualche domanda da fare a Federico, è una persona disponibilissima, quindi fategli qualche domanda nello specifico se volete. Ma in definitiva, il Giappone è nostro alleato o è alleato degli Stati Uniti? È un Degli Stati Uniti. alleato o è in realtà un mezzo come per dire. Alleato, sì, ma sono più che altro una sottospecie di colonia. Facciamo un po' di polemica, così a me piace. Anche noi, Cazzo. anche Bravo. noi se per questo. Ma guarda che io lo so, ma io sceglierò, cioè, io non amo gli Stati Uniti. Non ci andrei a vivere, preferisco meno peggio che il Canada, ma dato che nelle periferie degli imperi si vive bene, io preferisco gli americani. Io li ringrazio di essere venuti sbarcati in Normandia o in Sicilia e averci liberato dai nazifascisti. Io li ringrazierò sempre. Bene, benissimo, ma state lì. Il vostro impero mi va bene, è il meno peggio possibile, si può fare di meglio, ma fra voi, la Cina e la Russia, io sceglierò sempre voi. Assolutamente. Anzi, se ci facesse una cortesia e vi prendeste anche il papato, io avreste la mia gratitudine eterna. Mi togliete sti cosplayer discutibili. Guarda, sarei l'uomo più felice di questo pianeta. Mandiamoli sulla Luna, mandiamoli su Marte, mandiamoli su Giove, al buco nero al centro della galassia. Qua, così ce li leviamo proprio dai coglioni. Guarda, uomo felicissimo, sono un anticlericale. Io sono passato dall'essere il più credente dei credenti al più marcio degli anticlericali. Beh, guarda, e ci vivo benissimo, guarda.
Ok, Però fino a c'è una che? domanda da Free Jack. Domanda se non te la prendi, ma da quando ho cominciato a parlare sento comunque dei residui di complottismo. Ora dirà di no e ripeto, non è per offendere, ma secondo me non è che ancora non è ancora ripulito da quelle cose lì che portano alla paleostronautica o sbaglia? Può essere, per carità, può essere, però sinceramente cosa complottismo è dire che il papato ci governa? Quando vedo Mattarella che va a scodinzolare da Papa Francesco? Può essere, per carità, però a me queste cose mi danno molto fastidio e sarò contento quando avrò bruciato anche l'ultimo luogo di culto presente su questa Ok, ha penisola. specificato, cioè vede molta idealizzazione, tu hai una forte idealizzazione nei confronti di ciò che ritieni, presuppongo, sul discorso di Israele soprattutto e di altre cose. Sì, per questo io l'ho detto anche prima, cerco di avere più informazioni possibili su quell'argomento e a possibilmente contrastanti, possibilmente. Fonti autorevoli, ovviamente, e contrastanti, perché ovviamente è una realtà complessa, la società israeliana, la società giapponese, sono realtà complesse e sfaccettate, come tutte le realtà umane. Poi, forse l'amore per la Terra Santa mi viene dalla mia formazione cristiana, però comunque c'è il fatto che tra i due paesi quello che sento più affine è Israele, non solo per motivi di sangue, ma anche per motivi culturali. In Giappone tu non hai come da noi le chiese al centro delle città. In Israele sì, in Israele ci sono comunque delle chiese e ce ne sono molte di più rispetto al Giappone. I giapponesi durante il periodo Edo hanno fatto una cosa che romani e arabi antichi non sono riusciti a fare. I cristiani li hanno crocifissi e non gli hanno permesso di prendere il potere. Il Giappone durante il periodo Edo sotto Ieyasu. Il Giappone li ha bloccati, ma perché c'erano tutti i preti che andavano ai vari daimyo, che sono i vari signori locali, e letteralmente li compravano per poter andare a rompere le scatole e conquistare un paese senza dover combattere loro. C'era un discorso di utilizzo della religione a scopo politico, che è un po' quello che ha fatto la Cina quando ha detto: ok, possono esserci cristiani, sì, nessun problema, ma i preti ce li scegliamo noi, non li facciamo scegliere da uno stato estero. Secondo me è una cosa che va benissimo. Uno vuole essere un prete? Ok, non me lo fa uno stato diverso dal mio, lo decido io come stato chi fa il prete. Però loro sono stati anche aiutati dal fatto che sono un arcipelago, a differenza dell'impero romano. Giappone è un arcipelago, quindi il fatto di essere un arcipelago è più facile rispetto a un subcontinente come l'Europa. Quindi sono stati aiutati anche dalla geografia. I daimyo, sì, certamente, molti daimyo, spesso chi si convertiva al daimyo si convertiva tutta quanta la gerarchia inferiore. Un grande daimyo che fu molto tollerante nel periodo Edo, quando durante la presa di potere dello shogunato Tokugawa, il primo shogun Tokugawa Ieyasu, fu il daimyo di Sendai, che è una città che è legata anche con l'Italia, perché mandò un ambasciatore in Messico e poi in Spagna e poi arrivò anche in Vaticano. Quel daimyo si chiamava Date Masamune, grandissimo daimyo fondatore della città di Sendai. E proprio se si va a Sendai, io ci voglio andare, c'è il museo di Date, c'è anche il ritratto di questo ambasciatore che arrivò in Italia, si convertì al cattolicesimo e tutte quante quelle altre cose lì. Storie bellissime, ovviamente, cioè, storie fantastiche che la mia fantasia complottista se le sogna anche la notte. Come per esempio la vicenda del sindaco di Roma, che è il fondatore del bioparco, il famoso sindaco Nathan, il sindaco Ernesto Nathan. Ebreo, massone, anticlericale, mazziniano. In Vaticano dicono che ci abbia un suo ritratto con su una X sopra come se dell'anticristo. Quest'uomo era tutto quello che il Vaticano odiava e fu un ottimo sindaco. Io rimpiango questi uomini e questi tempi. A noi mancano dei veri laici. E infatti io speravo il 27 febbraio, giorno della memoria, che il Parlamento eleggesse Liliana Segre come Presidente della Repubblica. Come gesto simbolico fortissimo, il giorno della memoria, quella donna.
appunto subire Auschwitz, le marce della morte, eleggerla Presidente della Repubblica sarebbe stato un gesto simbolico di una potenza straordinaria. In Europa penso che ci avrebbero amati tutti. In Israele, non, ti lascio immaginare quando quella donna avesse messo piede in Israele come Presidente della Repubblica. Cosa non ci avrebbero, le parate non ci avrebbero fatto, le comunità ebraiche sarebbero state in festa ancora oggi. Negli Stati Uniti ci avrebbero guardati benevolmente. Dal mio punto di vista è che il Santo Padre, quella pedina non era manipolabile. Una segre che viene convocata dal Papa non fa come Mattarella che ci corre subito. La segre gli dice: sì, Ciccio, con calma, per piacere, adesso vengo. Per me è stata un'occasione persa. Io ci ho sperato. Era un, diciamo, un mio sogno, una mia speranza. Purtroppo, per carità, Mattarella forse è il male minore. Però io non riesco a sopportare che corra da Papa Francesco scudo insolare. No, porca miseria, sei il Presidente della Repubblica Italiana, non sei, sei un politico dello Stato Vaticano. Mi muore quell'Italia laica dei nostri padri fondatori, Cavour, Mazzini e Re Vittorio Emanuele II, mi sembra, che guarda caso la destra non li nomina neanche di striscio. Non ho mai sentito nella bocca di Meloni Salvini nominare Cavour, Mazzini o Vittorio Emanuele. Al massimo con la Meloni a lisciare il pelo alle camicie nere. Al massimo, mazza oh, bella roba, bei patrioti, lecchini di uno stato estero. Beh, Cavour non credo proprio che sarà nominato, eppure Cavour è stato, credo, il più grande statista che abbiamo avuto in Italia. Io me lo immaginerò sempre incominciare a bestemmiare quando scoprì che fu fermato l'assalto totale al Vaticano. Non so perché, me lo immagino lì. Ah, perché? Gli avevo detto di andare fin in fondo! Sempre quella Grandissimo sensazione. anticlericale Cavour, cattolicissimo ma molto anticlericale. Questa è la dimostrazione che si può essere cattolici, credenti, ma essere anche anticlericali. Purtroppo, dopo i patti infami, questa cosa non riusciamo a togliercela. L'appeso ci ha marchiati maledettamente, maledettamente. Io tutte le mattine passo Piazzale Loreto, dove lui fu appeso e lì deve restare. Purtroppo la vedo molto grigia, la vedo molto grigia. Purtroppo tutti i politici italiani, come hai detto prima, sono troppo baciapile del Vaticano. Purtroppo sono troppo baciapile del Vaticano. Ah, Purtroppo. sì, ma è una questione di potere, loro ce l'hanno, gli altri no. E poi dopo, vabbè, si potrebbero fare un sacco di illazioni, a riguardo, però per il momento, Peccare per l'audio dell'ospite, si sente male? Non so, forse mi devo avvicinare al microfono. No, forse stai un po' andando. Meglio? Allora, No, batteria 62%. Io ti vedo bene. sì, anch'io ti sento, però stavo leggendo. Ciao Santu, che tra parentesi, oggi conosciamoci, l'ho fatto io perché il Santu aveva un impegno, a quanto pare doveva uscire con qualcuno, credo, non ho capito bene, non mi sono interessato, o forse doveva studiare. Comunque no, il conosciamoci è il format che di solito fa il Santu, a parte gli scherzi, glielo restituisco dalla prossima volta. Se volete partecipare al Conosciamoci, che è una cosa che piacerebbe un pochettino a tutti, contattate il Santu. Potete contattarlo qui dal disc, da Twitch con un messaggio privato, o se no sul Discord di Osa Sapere. Ora, visto che vediamo se riesco a mandarvi velocemente il Discord di Osa Sapere senza perdere troppi frame, devo riattivare il Discord perché lo stacco sempre per fare le live, altrimenti è un casino. E se si sbriga, ok. Comunque, Federico, guarda, è stato bellissimo. Avevo già chiuso, infatti, c'era il santo che mi chiamava. Allora, invita. Allora. Polvere sul telefono. Vabbè, mentre tu stai
spammando giustamente. Mi raccomando, ragazzi, sempre non fermatevi alle apparenze, conoscete il mondo, non fate come me, viaggiate, conoscete culture nuove e sempre mondi nuovi, mondi, chiedo scusa, città nuove, paesi nuovi. Il mondo là fuori è molto, molto più bello di quello che noi possiamo pensare e non rimanere chiusi nel vostro paesello, nel vostro angolo di paese, non vi aiuterà a crescere come persone. Io ho la fortuna di non posso andare nel mondo, il mondo viene da me. Io sto imparando la geografia di altri paesi semplicemente parlando con gente che viene da quel paese e ci abita e addirittura mi sto appassionando alla loro Ok. politica, per esempio, molti albanesi, io seguo la politica albanese, molti rumeni seguono la politica rumena, comincio a conoscere la geografia, come funziona quel paese, perché dire no, ma è lontano, è sbagliato. Cioè, io ripropongo l'esempio di quel mio amico che gli ho detto, ma hai sentito le elezioni in Albania un paio d'anni fa, il premier Edi Rama? È stato confermato. Questo non sapeva neanche. Ma l'Albania chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? È dall'altra parte dell'Adriatico. È stata una nostra colonia. Se la stanno mangiando i turchi. C'è Skanderbeg che si sta rivoltando nella tomba che si sta perché se lo stanno mangiando i turchi. L'Albania è qua. Io ho fatto liceo con un albanese. Ho fatto. Anche con i rumeni, ma non ho mai avuto di questi. Cioè, andate verso il mondo, andate a conoscere il mondo, imparate l'inglese, soprattutto parlate inglese, non fate come me che il mio è arrugginito dal 2007 e si sta ogni giorno più arrugginendo, imparate la lingua e viaggiate, 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 perché il mondo là fuori, basta andare in Francia, non si vive sotto quella cappa oppressiva del Vaticano, già il mondo là fuori. Francia, stato che io non è che amo, però lo ritengo uno stato molto molto più laico e molto molto più serio rispetto a quello italiano, che sulla carta è laico, ma in realtà ha le preferenze al nostro staterello parassita, che mi sono anche rotto il cavolo. Io, per quello che posso dire, per come sta andando adesso, quando questa live è in corso, che siamo al 27, mi sembra, di marzo. Già la Russia, questa guerra, secondo me, ha già cambiato il mondo. Finita questa guerra, comunque finisca, sarà cambiato. Non sarà più come prima. Vabbè, E io veramente è normale, questo ho oltretutto è paura. una guerra Io anche economica, tra parentesi. soprattutto Ormai una guerra è economica. sì. Io ho paura. Vi dico, ragazzi, vivete, godetevela, non fatevi problemi. Se siete fra consenzienti, non vi fate problemi, non vi fate mettere cappe e bigotte in testa, non relegatevi a regole assurde che non stanno né in cielo né in terra. Come dice Padre Cain, perculate tutto, tutte le idee, tutte vadano perculate sempre. E vi posso garantire, ve lo dico io, che seguendo Padre Cain e comunque interessandomi alla storia delle religioni, so più io di cristianesimo di tanti cristiani che vanno a messa tutte le domeniche, ad esempio a tanti anche mi è successo di avere a che fare con gli evangelici, gli porto il libro del Coelet, questi cascano dalle nubi, e che libro è? Come che libro è? È il Vecchio Testamento, è il Coelet. E poi, ultima cosa, all'alba dei miei 33 anni ho avuto un incontro con degli evangelici che ho scoperto che sono antisemiti. Ho paura per quello del 10, spero non sia anche lui un antisemita. Non credo proprio, non credo proprio. Non credo, ci ho parlato Io ho con due Luthier. domande per sgamarlo. Io ho due domande per sgamarlo. Perché questi qua si definivano amici di Israele. Come mi sono messo a parlare di politica israeliana, non sapevano neanche di cosa stessi parlando. Punto primo, belli amici di Israele. Seconda cosa, questi qua ancora credevano che Gesù era stato ucciso dagli ebrei. Quelle sono cose. Ora, è Decido. stata Vabbè. un'oretta e mezza veramente bellissima, se devo essere sincero. Tu sei una persona frizzante, scoppiettante e sei veramente un raggio di sole domenicale. Allora, io direi di chiudere qui e facciamo un raid, visto che abbiamo la possibilità. Ho scoperto che non serve chiamare. Padre?
Sì, andiamo dal padre parroco, eccolo qua, e avviamo il ride e tra poco dovremmo partire, quindi io direi di Aspetta, incominciare. forse non mi si vede. Compagni, io sono di sinistra, io vi dico solo una cosa. Compagni, mi raccomando, non facciamoci mettere i piedi in testa da quei parassiti, quei maledetti parassiti. Perculateli sempre e ovunque, fino a che non ci saremo ripresi. Roma! Roma è Italia, non è Vaticano! Roma! Scusate, mi sono fatto Ok, ora prendere. faccio partire che se no parte da solo. Salutiamo, Vai. facciamo come lui. Ciao! Ok. Ciao! Andato. Buona!